Rimaniamo in città, andiamo a ieri sera con una conclusione, con la Piazza dei Miracoli affollatissima per il compleanno degli 850 anni della Torre Pendente. Dovrebbe illuminarsi la torre. Proviamoci. E allora ecco. Che meraviglia! Il campanile della cattedrale si illumina e dalla piazza scatta l'applauso. È il clou della giornata di apertura delle celebrazioni per gli 850 anni del monumento. Migliaia di persone in Piazza dei Miracoli. Ci sono le file agli ingressi del battistero, del camposanto monumentale, della cattedrale. I monumenti per una sera sono aperti e gratuiti. Turisti e tanti pisani che hanno voluto riscoprire i gioielli cittadini. Il senso di una presenza a cui noi pisani siamo abituati e che a volte degniamo di uno sguardo e passiamo oltre. Sto parlando del campanile, ma sto parlando anche del Duomo, del Battistero, del Camposanto, dell'ospedale, cioè dei monumenti di questa nostra piazza che in qualche modo rappresentano da un punto di vista cristiano, quelle che sono le fasi della vita dell'uomo. Lo ricorda l'arcivescovo dal palco, dove prende la parola anche il sindaco di Pisa e il presidente dell'opera della Primaziale. Poi spazio alla musica, un pianoforte e l'esecuzione del maestro Ramin Baharami, da Bach a Brahms, da Chopin a Beethoven. Adesso un anno di iniziative per celebrare gli 850 anni di storia del campanile.